Ciao a tutti ragazzi, inizio a vedere già i vostri messaggi. Datemi un check un attimo audio e video, sperate che cambi il microfono. Ecco qua, dovrebbe sentirsi ancora meglio ragazzi. Check in chat. Si sente, tutto ok. Ottimo, ottimo, ottimo. Si vede, si sente. <ride> ottimo ragazzi, allora stasera aspetto un attimo che si connettano le persone per coperto da un minuto incredibile anche che di... Gli... Nell'ultima settimana di agosto comunque tutte queste persone connesse per i contenuti gratuiti, quindi grazie veramente di cuore per la fiducia e l'apprezzamento dei contenuti. Adesso aspettiamo le 21.05 e poi partiamo. Stasera andiamo uh, a vedere quello che vuol dire veramente far trading sui futures, quello che vuol dire comprendere il mercato dei futures. Le differenze sostanziali con il CFD le andiamo a approfondire e rimarcare. E iniziamo a capire come funzionano i contratti. Iniziamo a capire determinate logiche che purtroppo vengono un po' saltate. È eh? la motivazione principale è per la quale ragazzi molte persone hanno difficoltà a ampliare la loro visione. Ovvero, vi sarà capitato molto spesso di essere incuriositi dal futures, fate qualche ricerca, vedete che è troppo complicato: 10.000 piattaforme, 70 costi. Sapete il data feed, i contratti sono difficili da comprendere, le scadenze. Uno si spaventa e che fa e rimane fuori e magari non va a valutare l'enorme potenza che può avere un mercato del genere. Ok, quindi stasera andiamo a parlare di questo. Io aspetto un attimo che vi connettete tutti quanti, ragazzi. Nel frattempo facciamo un po' una, una chiacchierata. Vediamo un attimo che dicono in chat. Sei in Svizzera? No, sono stato in Svizzera, ragazzi. Sono stato precisamente a Lugano, per rapporti commerciali e per aprire poi conti bancari, perché sapete che la Svizzera per i conti bancari è veramente veramente efficiente, anche se sapete se avete da qualsiasi parte del mondo rimangono comunque molto efficienti a livello di sicurezza, a livello di servizi bancari, e come vi avevo detto in precedenza, per quanto riguarda gli Emirati, uno dei problemi principali degli Emirati Arabi Uniti, ragazzi, sono proprio i conti bancari. Perché il sistema di e-banking e il customer care è un po' problematico, ok? Magari vi danno, fanno depositare quanto volete, transazioni di quanto volete, però poi quando si tratta del customer care, a meno che non andate a lavorare con il relationship manager e andate a uh, scrivere ogni giorno, ok? Eh, in quel caso, <ride> quel caso vi trovate veramente male grazie Fabio per i valori porti eh, grazie mille Francesco grazie mille del feedback credo che sarebbe ora ad ascoltarmi sì esatto esatto ragazzi La Dubai purtroppo viene dipinta come eh, che vi posso dire la meta esotica e la vita perfetta in realtà lo è sotto alcuni punti di vista ma come ogni paese al mondo ha anche difetti ragazzi ok allora, aspettiamo un altro minuto. Grazie Marco, era settimana scorsa il mio compleanno, non oggi però apprezzo comunque, grazie, grazie comunque. Allora, vi faccio un attimo una domanda, anzi rispondo alle vostre che vedo un sacco di persone. Cosa ti pensi del paradigma se passo la propria da 10K, posso passare anche quella da 200K nello stesso modo? Eh, la verità ragazzi, la verità, cambia l'esposizione. Cambia l'esposizione a mercato che voi avrete, perché avrete ovviamente un conto più grande. Ma non cambia la strategia, cambia semmai l'influsso che voi potete avere dalla psicologia. Ok? Semplicemente questo. Allora, ragazzi, uno in chat se ci siete, si dovrebbe vedere Nasdaq. Siamo su Nasdaq e il CFD. Così partiamo e vi apro un po' la mente, vi schiarisco anche un sacco di idee, perché siete impazziti sulle piattaforme, ok? un sacco di dubbi su piattaforme stasera andiamo a fare anche un, un Q&A finale, vi vado a chiarire un bel po' di cose. Allora, partiamo un attimo intanto dal mondo dei futures, ok? Allora, macro discorso, partiamo dall'alto, ok? Avremo proprio una mega parentesi che è il mondo dei futures, ok? Benissimo. Allora, in primis... Prima cosa che vorrei trattare, ragazzi, che cos'è il futures, da cosa deriva il nome, ok? Allora, il future è un contratto derivato, mi fa sempre parte della categoria dei derivati, ok? Però c'è una enorme differenza. Ha un mercato che è scambiato su un mercato che è regolamentato. E questa è già un'enorme differenza col CFD. L'abbiamo trattata in precedenza, ma non siamo andati a dire, ragazzi, che questa cosa, cioè il fatto che è scambiato da un mercato regolamentato, mercato regolamentato il fatto che il nodo di interscambio è centralizzato, apre un mondo enorme, che è il mondo della... Del data feed e coesione di dati. Questo è fondamentale, ragazzi. Qualcuno potrebbe dire: Sì, ma non mi interessa. Io voglio solamente la strategia operativa. Sì, ma se tu non capisci il mercato, non capisci poi perché. In un mercato quale quello dei futures, le strategie più potenti in assoluto, in assoluto fanno tutte riferimento ai volumi, ragazzi. Mentre magari su altri mercati i volumi vengono adottati in minoranza perché si preferisce avere la risposta del prezzo. Questo perché avviene, ragazzi? Perché questo è un mercato che proprio perché è regolamentato, ok? Lavora, scusate, regolamentato e centralizzato, lavora in totale trasparenza. E quindi noi vediamo l'interezza degli scambi che avvengono all'interno di questo mercato. Questo vuol dire che se voi andate all'interno della candela e capiremo cosa intendo per all'interno della candela, siete in grado non di vedere, come facciamo sul CFD, sulla presection, perché non abbiamo questi dati, la candela che ha rotto struttura, ma siete in grado di vedere il preciso livello orizzontale dove sono stati immessi il bulk dei contratti. Cosa intendo per il bulk dei contratti? La grande quantità di volumi all'interno dei mercati, ma non la vedete sulla candela, lo vedete sul singolo livello. Ci siamo su questo, cioè ci siamo perché non è che la gente si sveglia la mattina e dice "Vabbè, io sul futures strado volumi, sul forex strado CFD, sulle commodities strado spread trading". No, vuol dire che su un mercato del genere, ok? Un, una cosa del genere, un, una situazione del genere di poter analizzare il volume all'interno della candela vi dà un vantaggio statistico enorme. Il problema, ragazzi, il problema è che c'è un gap informativo. Questo è quello che ho riscontrato io all'interno del Future. Vi faccio una domanda, vediamo se vi rispecchiate anche voi. C'è Qualcun qualcuno di voi che ha provato a passare da CFD a Futures e si è arreso per la difficoltà del mercato Futures, ma non operativa, eh? ma proprio perché? Non capite fra 70.000 piattaforme come muovervi, i contratti, le scadenze, il margine, non si capisce bene le piattaforme, i costi della formazione. C'è qualcuno che è rimasto bloccato non perché non gli interessa il mercato, ma è rimasto bloccato perché non capisce come andare a lavorare. Proprio, guardate quanto. Ah, vabbè, non potete vedere, lo vedo io da parte mia. Sono decine di persone che stanno rispondendo. Io sono stato bloccato da questo. Ok, ora. Il punto qual è? Il gap informativo è dovuto proprio alla non semplicità delle metodologie operative e del mercato. Questo è un mercato, ragazzi, che è professionale, è un mercato che non è adatto all'improvvisato e è una, una cosa che, secondo me, è anche positiva, perché non ci può inciampare per sbaglio, ragazzi. Vi capiterà sul CFD di vedere sponsorizzazioni e vedere gente che ci inciampa per sbaglio. Casalinga di Voghera vuoi guadagnare 5.000 euro al mese? Ti appare la sponsorizzazione di quello in Lamborghini che non ha mai aperto una piattaforma, e tu pollotto per immedesimazione e dici: Ma io voglio quella macchina, allora come l'ha ottenuta lui? Col trading? Allora apro un conto CFD, dai, con il broker market maker e mi faccio spennare per bene. Okay? Nel futures non capita che tu ti vai a immedesimare una persona per il suo lifestyle e compri. Cioè, può anche capitare, ragazzi, io non ho mai visto però una cosa del genere, non ho mai visto qualcuno che va a flexare, ok? Sul futures va a flexare, perché è un mercato estremamente tecnico, ok? Ora, andando avanti, sempre su queste logiche, cerchiamo di capire anche la differenza, la differenza, ragazzi, sulla scadenza, ok? Perché il nome futures, ok, è dovuto proprio al, al fatto che il futures è a tutti gli effetti un contratto, ok, che ha scadenza futura, ok, contratto a scadenza futura, che viene scambiato su un mercato regolamentato. Questa è l'enorme differenza col CFD, quindi abbiamo dal nostro arco, okay, i volumi e un data feed centralizzato, benissimo. Ora che abbiamo capito questa cosa, siamo anche in grado di capire perché sul futures non esistono discrepanze operative. Cerchiamo di capire una cosa, ragazzi. Se, siamo, se stiamo tradando uh, Forex, ok, e abbiamo da una parte il broker FP Markets, dall'altra parte OANDA, dall'altra parte, non so, un altro broker, e vediamo che c'è una differenza di un pips e due pips. In quel caso. Non è che noi possiamo andare dal broker e fargli cause e dire, Cavolo, sei tu che sei cattivo. No, perché dipende okay, dai prezzi di quel determinato centro di interscambio del broker sul CFD. Questa roba, il misquoting, okay, sul Futures non c'è proprio perché abbiamo una centralizzazione dei dati. E quindi anche in questo caso il cosiddetto spread widening. Boom, ve la scordate, ok? Ve lo scordate. Non esiste il broker che vi alza lo spread e vi manda fuori a un determinato orario del giorno, ok? Anche perché nel futures lo spread non esiste, ok? Il concetto di spread, a parte a meno che non intendete spread trading, nel futures non esiste, ok? Benissimo. Ora dobbiamo anche capire come funziona il margine nel futures. Sendo il future sul mercato e comunque permette l'utilizzo di... Sì, certo che verrà caricata, ragazzi, vi sto facendo un intero percorso su YouTube. Eh, il margine è quello... ve lo definisco... Provo un attimo a trovare le parole per definirvelo, ok? Alla perfezione. Possiamo dire che il margine è come un importo a garanzia di investimento. Cioè ci permette di garantire, ok, che... Al crescere della volatilità, ok? E con il rischio di liquidazione, noi comunque possiamo garantire la liquidità all'exchange, ok? E non ci sia problema da nessuna parte. Quindi è un importo a garanzia. Ma così funziona anche per il CFD, quindi su questo siamo preparati. Ok? Ovviamente nel futures il margine varia da asset, ok? Varia dalla dimensione della size e varia dal mercato. Ovviamente in un mercato che, è sotto situazione di conflitto mondiale fra Ucraina e Russia, come quello delle energie, avete visto i rialzi dei costi enormi, no? Ok, è ovvio che avrà un margine più alto rispetto al mercato delle valute, rispetto al mercato delle currency. Motivazione per la quale avete sempre sentito dire che il mercato dei futures non è fatto per coloro che non hanno disponibilità di capitali fermi, fermi, perché anche qua. Le ehm, affermazioni assolute non sono mai adatte. Perché anche nel mondo del futures è nato il funding. Quindi sei forte, ok? Puoi dimostrarmelo con una challenge? Benissimo, ti do i fondi. Io ci siamo fin qua, ragazzi. Uno in chat se ci siamo. Benissimo, ora, se volete approfondire questo concetto, ragazzi, potete andare su si e vi spiega tutto il funzionamento del margine. Qui ha fatto un piccolo paragrafetto dove vi dice che il margine dei futures ragazzi rappresenta una percentuale piccolina del valore eh, del notional value, ok, del contratto e è tipicamente proprio in base al mercato sul quale state lavorando, sull'energia sarà di più, sulle currency sarà di meno, ragazzi, ok, sui metalli sarà intermedio fra i due, varia dal 3 al 12% del contratto futures, ok? E qua vi, vi dà tutta una spiegazione, ragazzi, così se volete andarvi a cercare la singola cosa del singolo mercato, sapete quanto vi richiede di margine. Benissimo. Ora, sendo arrivati qua, cerchiamo di fare uno step successivo. Cerchiamo di capire quali sono le divis, quali sono i mercati che noi possiamo tradare con questi futures, perché e cerchiamo di capire anche le differenze, perché noi veniamo da un mercato, ragazzi, non so se ci avete mai pensato, no? Ma il mercato del Forex è un asset che io prediligo chiamare bilancia che vuol dire? Che non è un asset puro, ragazzi. Il forex è, un, è una bilancia. Perché è una bilancia? Perché io non sto tradando un asset singolo. Io sto tradando, sto tradando la bilancia. Se trado sterlina yen, sto tradando la bilancia fra la sterlina e fra lo yen. Quindi io sto tradando un rapporto, non sto tradando un asset puro. E vi faccio una domanda, ragazzi: io sterlina yen posso tradarlo nei futures? GBP Yen posso tradarlo nei futures? No, ragazzi, sapete perché? Perché gli asset bilancia nel futures non ci sono, non posso tradare un rapporto fra la sterlina e lo yen. Io posso tradare l'asset madre, posso tradare o la sterlina, esiste il contratto della sterlina o lo yen, non trado un rapporto, non esiste. La, il concetto di rapporto, il concetto di pair, no? Nel forex noi abbiamo il pair, euro, USD, USD, yen, GBP, yen, ok? Questa roba qua non c'è. Se voglio tradare GBP, poi capirete perché, io apro 6B sui contratti futures, ok? Se voglio tradare, ad esempio... Esatto, esatto, 6E come sta scrivendo anche Daniele, no? Okay. Ci sono sulle crypto combine. Poi vi parlerò anche del, del lato futures crypto, ragazzi. Vi parlerò anche di quello perché mi piace trattare il lato futures a 360 gradi. Vi spiego anche gli utilizzi. Okay. Sul fatto della bilancia okay, del Forex, dobbiamo andare a capire anche un'altra cosa. Okay? Sul uh, futures noi non abbiamo potere in single asset di edging. Attenzione, non è che non si può fare edging, non abbiamo potere in singolo asset di edging. Vuol dire che se noi siamo sulla sterlina, ok? E il mercato sta facendo questo, io mi sono posizionato qua dentro e voglio aprire un contratto qua dentro per andare long, ok? Non posso farlo perché all'apertura di questo mi si chiude questo, ok? C'è sempre un rapporto fra le operazioni che avete aperte sell e le operazioni che avete aperte buy. Non è come il CFD, sì, esatto. Adesso ho fatto un'ottima puntualizzazione. Le valute sui futures non fanno riferimento al dollaro. Infatti, sul 6E è uguale a tradare euro USD. Però nel caso di pound yen, voi non potete tradarlo dal futures, ok? Allo stesso tempo, però, 6 b è come tradare il GBP USD, ok? Quindi è un mercato che fa riferimento al sottostante del dollaro, ok, ma non vi permette di tradare il pair. Okay? È tutto il riferimento al dollaro. ok? Infatti, se andate a fare, non so se qualcuno di voi è andato mai a vedere, io vi ho spiegato in una live di forse un anno fa come andare a derivare tramite formula matematica gli indici del forex, quindi vedere semplicemente lo yen, vedere semplicemente la sterlina, e vi andate a vedere la correlazione. Con il futures sono estremamente correlati. Ora vi spiegherò, capirete tutto, capirete cosa vuol dire 6B, capirete cosa vuol dire 6E. Prima dobbiamo arrivare al codice che ci serve per derivare perché la nomenclatura che abbiamo sul Futures non è semplice come quella sul Forex, è differente. Però io sto partendo da qua perché poi voglio portarvi a capire interamente il futures. Ok. Quindi abbiamo già coperto una gran parte degli, delle, dei concetti base. Adesso dobbiamo andare un po' più deep. Abbiamo compreso il margine, abbiamo capito cosa vuol dire noto di inter interscambio centralizzato, abbiamo capito la denominazione, la spiegazione del perché si chiamano futures, le logiche di differenziazione con il CFD, ok? E successivamente andremo a fare un deep dive sulle metodologie operative e adesso vi porto invece alle divisioni settoriali futures, che cosa ci permettono di tradare questi futures. Vediamo tutto ciò che possiamo tradare, almeno in larga parte, vi faccio una panoramica generale e poi vi porto anche su un sito sul quale potete poi studiare per conto vostro. Allora partiamo con i metalli. Ok, partiamo con i metalli. Conoscete tutti: possiamo tradare il silver, quindi l'argento, possiamo tradare il copper, possiamo tradare il gold. E quindi qualcuno mi ha detto: attenzione, ma quindi Fabio mi stai dicendo che io posso fare analisi volumetrica su gold, utilizzare il futures ed eseguire sul CFD. Sì? E c'è qualcuno che è rimasto scioccato perché ha detto, cavolo, io magari ho tradato gold, ho una strategia scalping su, sul gold, mi stai dicendo che io posso applicare l'order flow su gold? Sì? Lo puoi applicare su gold, lo puoi applicare sugli indici, lo puoi applicare sulle valute con un punto interrogativo e un nota bene, non su tutte le valute sugli indici okay, delle valute, quindi lo puoi applicare ad esempio sull'Audi, sul CAD, lo puoi applicare sull'euro, lo puoi applicare sulla sterlina, okay? e lo puoi applicare anche sugli asset energy, quindi sul crude oil. Ci siamo un attimo ragazzi, ci siamo. questo è solamente, vi ho spiegato solamente il settore dei metalli, così capite la differenziazione. Sulle currency sapete benissimo, possiamo tradarci l'euro, possiamo tradarci la sterlina. Possiamo tra darci lo Yen, possiamo tra darci la possiamo tra darci il CAD e così via. ok? Sono suddivisi per varie tipologie. Abbiamo il mercato più volatile attualmente, che è quello delle energie, metto l'esempio classico del crude oil, ok? Abbiamo il mercato delle equities, quindi abbiamo Nasdaq, abbiamo Jones eccetera eccetera. Ok? Ora partendo da questo concetto, noi andiamo ad approfondire, ok? Perché ci sono, questi sono tipicamente i più tradati. Ci sono anche altre divisioni settoriali che noi possiamo avere e vi spiegherò come vengono utilizzate, perché è figo capire come funziona l'economia, come è utilizzato veramente il futures, alcuni utilizzi che magari non sapete che vengono fatti. Se andiamo sul settore dell'agricoltura Ok, abbiamo ad esempio il mais, detto Corn. Andiamo a vedere qual è la nomenclatura del Corn, che dà un esempio dei futures nel settore dell'agricoltura, che viene utilizzato in un modo completamente differente. Cioè, viene utilizzato per mitigare l'effetto della variazione dei prezzi, quindi in termini edging, ok, da parte dei commercials, da parte di coloro che hanno effettivamente un business, ok che include la quotazione dell'oro all'interno e quindi si eggiano dal futures per non subire addosso un impatto troppo forte nel loro business, ok? E quindi utilizzano il futures come un, una barriera dei prezzi di edging, ok? Ci siamo? Esatto, il mercato delle granaglie. Ora, andando avanti, vi faccio vedere qua dentro, questo è un sito che vi spiego ormai da anni, che è Tradingster, che è incredibilmente gratuito. Okay. E questo sito vi dà il Cot Report, che okay, è con dei chart interattivi, su tutto il mercato dei futures. Vi faccio una domanda, vediamo il primo che risponde. Perché il Cot Report ce l'abbiamo sul futures e non sul CFD? Immediato, in un secondo, perché? Seguendo tutte le logiche che vi ho spiegato. È esatto, è centralizzato, ma non è l'unica risposta, ragazzi. È vero che è centralizzato, ma c'è una grande spiegazione che è ancora più grande. Vi faccio una domanda. Voi aprite un conto CFD, magari depositate 1000 euro, quante domande vi fanno? Ah, magari sì, quanto hai tradato tre mesi, sei mesi, vabbè, quanto mediamente, quanto guadagni, vengono dai risparmi e boom, apriamo. Nome, cognome, manda, manda il documento e tutto quanto. Cioè, avete mai provato ad aprire un conto Futures, ragazzi? Per un conto Futures vi chiedono praticamente almeno il quadruplo delle domande. Esatto, dice Luca, mi hanno chiesto anche i peli. Perché accade questo? Perché essendo un mercato centralizzato, loro vogliono sapere esattamente che cosa stai facendo in quel mercato. Cioè, quando tu bussi alla porta dei futures, non è che fai come al CFD, entri, boom, soldi contanti, Lamborghini, flexing, guru e via. Perché al futures bussi, ok? Ti aprono, entri e ti presenti, cosa che non fai nel CFD. Che cosa stai facendo? con che importi di conti vuoi lavorare? Qual è il tuo ruolo qua? Sei qua per fare hedging per la tua attività, quindi vuoi calmerare l'effetto della variazione dei prezzi? Sei qua per speculare, ok? Per breve termine, quindi order flow? Sei qua per lavorare come investitore? Capite la differenza, ragazzi? Capite come inizia a diventare molto interessante e da qua vi si accende la lampadina. Ecco perché sul Cot Report... Io ho un sacco di informazioni. Ecco come fanno a capire quale tipologia di operatori è dealer intermediary, quale sono asset manager, quali sono fondi a leverage, quali sono retail. Ok, capiscono tutti gli operatori. Quindi in questo caso, certo che ve la farò vedere una piattaforma di order flow in futuro, ragazzi. Adesso stiamo partendo con le lezioni base. Ok, stiamo capendo il mercato. Sì, in ritardo di una settimana, ma queste qua sono tutte informazioni che se fate su un trading o positioning sono oro, ok? Vi permettono di capire, poi vi ho spiegato in particolare come utilizzare il cot report, vi permettono di capire proprio cosa stanno facendo i leverage money, cosa stanno facendo gli asset manager, i dealer, non reportable e così via, ok? Un'informazione del genere non sarebbe estrapolabile all'interno del CFD, ok? Ora... Andando avanti, no? Cerchiamo di capire un attimo, vedete qua vi dà tutta la divisione delle varie tipologie di mercati. Ok? Quindi avete i stock index, avete i livestock, i metalli, i softs, i treasury and rates, gli energy, i grain, le granaglie, come diceva il ragazzo di prima, e le valute. Ok? Ora, cosa divertente? Il Bitcoin c'è il futures, ragazzi, lo sapevate? Vedete che c'è il futures del Bitcoin. Quindi anche il Bitcoin, ok, rilascia un COT. Rilascia un COT che vi fa vedere il posizionamento di asset manager institutional. Quindi tutti coloro che fanno investimento lungo termine su BTC, un occhio okay, dovrebbe buttarlo qua dentro, assolutamente. Eh, Ivan fa una contestualizzazione molto interessante. Larry Williams riceveva in ritardo di un mese e guadagnava lo stesso milione. Guarda, non penso che lei utilizzava solo il COT report. Comunque, c'è da fare una puntualizzazione, ragazzi. Ci si dimentica spesso quando si parla dei più grandi trader di tutti i tempi, si dice Larry Williams, e ci sa qualcuno che ignorantemente dice eh, il più forte forex trader, ma di che? Larry Williams, ragazzi, ha lavorato sul futures, ok? Quindi al massimo aver trattato gli indici delle valute, non il CFD. Penso che determinati mercati necessitano proprio di un approccio per in gara in challenge speculativo e sono a livello oggettivo, ok? Più propensi all'interpretazione oggettiva, perché il futures è vero che ha delle barriere di ingresso di capitali, ha delle barriere di di costi di piattaforme mensili, però, ad esempio, se stai guardando un grafico, l'immissione sta lì su quel livello di prezzo, non è in quella zona, capite? Capite la differenza, ragazzi? Quindi Larry Williams ha fatto l'11.000%, ma l'ha fatto con il futures e con le metodologie di investimento del futures, anche Unger, certo, anche Unger. Okay? Ora, andando avanti, no? vi faccio vedere qua dentro, invece questa è BarCharts, ci derivo spesso le analisi del Cot Report, e su questa piattaforma qua iniziamo a capire un attimo, vedete, vedete i simboli, okay? questo magari all'inizio ci metterete un mesetto, due mesetti per capirli, però ogni asset futures ha la sua nomenclatura, quindi il gold ad esempio è GC. Il silver è SI, il platinum è PL, il palladio è PA, il natural gas è NG. E capita che all'inizio qualcuno diceva qua, vabbè, io mi trato il Nasdaq, Nasdaq, perché mi miseria, non c'è il futures, non c'è il futures. Invece metti NQ, qua, ok, hai il continuous e hai i mensili, settembre, dicembre, marzo, giugno. ok, questo è il CMI mini, ok, mini. Se ad esempio vuoi tradare, diciamo un esempio, il cacao, CC, la nomenclatura, okay? che non è immediata, perché se stai su una piattaforma non è qua, non ti viene da scrivere CC. Eccolo qua, il futures del cacao. Okay? Certo che devi comprare i dati, a meno che non vai a lavorare con un funding process, perché se vai a lavorare con una prop, i dati te li danno loro, lifetime. Okay? Quindi vai a lavorare fino a che il conto ha i dati anche. In quel caso, eh, tu dovresti andare comunque ad avere un data feed, diciamo approfondito eh, su vari livelli perché i data feed si dice non nascono tutti col buco, sono un po' come le ciambelle, ragazzi. Ok, non è che i data feed sono tutti uguali. Ad esempio, ad oggi, poi vi spiegherò anche questa cosa: c'è Rhythmic che fornisce anche dei dati MBO. E qualcuno adesso dice, ma che cosa sono gli MBO? Dovremmo continuare, insomma, con un'altra ora di live per farvi capire come si utilizzano gli MBO perché sono utili, ma sappiate che non tutti i data feed sono uguali, ok? Qualche proprio lo fa anche pagare il data feed sui futures, ma non tutte Alessio, non tutti, ce ne sono che ti, ti danno il data feed quando prendi il conto con loro, ok? Ora cerchiamo di capire un attimo la nomenclatura almeno per i principali, ok? Andiamo sulle valute. Sulle valute Sappiate che già Ethereum è TA e Bitcoin è BA, spesso non li trovate magari, no? Anche sul Cot Report ti metti a cercare e non li trovi. Mentre, come vi dicevo prima, ok? L'euro è 6E, la sterlina è 6B. Se andiamo a vedere ad esempio il SP 500, è ES, il Nasdaq NQ e il Dow Jones YM. Ok? a cosa ci serve il data feed? Il data feed, come vi dicevo, sono le informazioni che ci vengono date dal nodo di interscambio centralizzato. Quindi vi danno i dati in tempo reale, ok? E sono anche estremamente approfonditi. Servono per chi vuole lavorare con l'order flow. Ragazzi, l'order flow non sono candele, l'order flow sono proprio volumi, visualizzare i volumi dall'interno, vi spiegherò qualcosa anche in futuro. Andando avanti, cerchiamo di capire anche che cosa vuol dire Futures a copertura, che cosa vuol dire futures speculativo e che cosa vuol dire futures da investimento? Perché quando si parla di, eh, ad esempio, investimento sul mercato, vi faccio l'esempio di BTC, come ho lavorato io. Se andiamo proprio a prendere il grafico, faccio vedere come ho lavorato in sincronia con spot, ok? Con capitale a riserva e con futures. Vado a spiegare questa cosa qua. Allora. Mettiamoci qua dentro Allora, prima cosa. Sapete che ho spiegato prima, no? BTC, COT. Sapete che c'è il COT del CMI, no? Il BTC. Forse non lo sapevate che c'è direttamente su TradingView. Comunque, come potete andare a lavorare in questo modo, ragazzi? Calcolate che voi non vi interessano i retail, non vi interessa questa roba e non mi interessa il livello. In questo caso, io ho lasciato solamente i professional. E gli institutional all'interno di questo dato di mercato. Ok? Benissimo. Calcolate che i più predictive all'interno del mercato cripto sono tipicamente i professional, sono quelli sui quali io vado a fare un overlap per comprendere dove abbiamo una forte pressione di grafico. E da qua già si rimane stupiti perché già si vede effettivamente dove sono gli accumuli più importanti e dove sono le distribuzioni più importanti. Questo è un dato del CME, eh. Ok, non è pinco pallino. Sono i volumi futures su uh, quello che è BTC. E prima cosa che vi dico: mettete uno che era indeciso sulla liquidazione, no? Guardate i livelli di prezzo che il mercato fa non sostenuti dai volumi, a cosa portano. Spike sopra, guardate dove stavano i volumi. Ok, questo è interessante. Guardate i ritracciamenti che il prezzo fa che vanno effettivamente. In un pricing che è discount, che comportamento hanno? Andate a vedere anche in precedenza su minimi di mercato quanti ordini entravano sul report e questo vi fa capire tanto. Se voi andate ad analizzare il comportamento, anche storico, del mercato riguardante proprio visualizzazione futures in mercati di drawback, voi vedete che aumenta l'esposizione. Ok, e in mercati di euforia. E Cosa fanno i professional? Qui si liquida, qua diminuisce l'esposizione, staccano in euforia sui massimi, dove tutti compravano i polli. Qui si liquida, ok? Ora tolta questa cosa che per farvi capire l'enorme qualità informativa che noi possiamo trarre dal COT anche su un mercato, quale quello, quello del BTC, che però offre i futures. Ok, vi faccio capire come io vado a lavorare. Ovviamente, non stiamo parlando della mia strategia personale, ma stiamo parlando del mio approccio a carico e scarico su un asset quale BTC noi abbiamo un posizionamento classico che è lo spot un posizionamento di capitale a riserva che vi spiegherò come funziona tipicamente che è dato dalla DCA io la chiamo smart DCA perché vado a lavorare con logiche che sono completamente differenti e la terza, che sono differenti e la terza è il futures ok benissimo quando voi comprate capitale a riserva, vuol dire che voi andate ad accantonare all'interno del vostro ledger. Quindi se dovessimo ragionare in termini futures, eh, scusate, in termini sì, eh, mercato futures, saremmo catalogati per quando lavoriamo a capitale a riserva come investitore, perché l'orizzonte temporale e l'ottica è di prendere, mettere in pancia e tenere per il lungo termine. Ci siamo fino a qua, ragazzi? Mi date un check? Uno in chat se ci siamo? Aspetto un attimo un minuto. Benissimo. L'ottica del capitale a riserva, quindi la smart DCA, deve essere però intelligente e io non posso comprare da qualsiasi livello di prezzo. Devo comprare i discount rispetto al value. Qual è lo standard del value di BTC o lo stock to flow? Ok, in quello caso mi baso sullo stock to flow e su altri parametri di deviazione standard. Poi su quello, magari, se volete una live su BTC su come investire seriamente come professionisti su BTC, me lo dite e ve la faccio gratuita proprio come investitore. Ok, lungo termine. Secondo me è un asset che ha un sacco di potenziale, ma in pochissime hanno capito come sfruttarlo. Questo è il capitale a riserva. Ok. Quindi, con la Smart DCA, quindi i livelli di discount, vi dico già che io ho comprato BTC qua dentro, l'ho comprato qua dentro, l'ho ricomprato qua dentro, e questa parte mi stendro down, e l'ho ricomprato qua dentro, ok? Perché il capitale a, ris a riserva, ragazzi, ha un minimo di holding. Io lo sposto direttamente sul ledger, ok? Lo metto sul ledger, ha un minimo di holding di sei mesi, ok? Quindi quello che sta facendo qua dentro a me neanche interessa. Io sto guardando a sei mesi, il capitale che ho messo qua, ok? Ha ah, poi dei livelli di scarico che vi andrò a spiegare. Ok, che sono dei livelli percentuali. Questo è il capitale a, ris a riserva su Smart DCA. Poi ho la parte spot. La parte spot è quando tu hai indicatori matematico-statistici che ti vanno a confermare la situazione di potenziale escursione rialzista. Ok, in quel caso si va a lavorare tipicamente con il net, Reliance profit e loss e il Puel Multiple, vi spiegherò anche quelli là, ok? La fase spot avete liquidazioni molto più frequenti, quindi scarico profitti e rimetto nel capitale a riserva. Scarico profitti e rimetto nel capitale a riserva, ok? La parte futures invece, questa è importante da capire ragazzi, la parte futures è di copertura. Sull'investimento di lungo termine la parte futures è di copertura e qualcuno potrebbe dire, ma come? Abbiamo detto che il futures sul singolo asset non possiamo coprire. Avete ragione ma Posso coprire però il mio posizionamento spot e il capitale alla riserva. Vi faccio un esempio. Voi siete investiti per il lungo termine, ok? In questo caso, ma vedete che gli institutional iniziano a scaricare tantissimo, ok? Scaricare tantissimo. Voi non è che togliete il vostro capitale alla riserva. No, sarebbe da stupidi, ragazzi. Noi lo diamo per il lungo termine. Cosa si fa? Si prende lo short dal futures in edging. Perché è vero che qui io subisco drawdown sul capitale a riserva, ma faccio soldi con il futures in discesa. Idem accade qua dentro. Faccio soldi con il futures in discesa. E cosa succede? Che quando raggiungo determinati threshold di profitto, i soldi che ho fatto col futures li vado a rimettere nel capitale a riserva. Uno in chat, se avete capito la potenzialità di compounding, ragazzi, cioè io vado a monetizzare per il lungo termine, ok? Ma io mi copro durante le fasi di drawback quando mi cambia la bias. Qui mi sembra mi sono coperto da qua dentro. Ok? Perché queste fasi poi i soldi che io faccio qua dentro, i soldi che io faccio qua dentro, mi vanno a eggiare il drawdown che io so sul posizionamento completo. Ok? Eh, il legge ragazzi, bisognerebbe farci una live apposta su cripto. Questo è un esempio che volevo farli, farvi sul mercato di, del, delle, delle cripto, del BTC, ok? di come il futures può avere diverse funzioni e anche gli institutional lo utilizzano a copertura. Eh? Il caso dei derivati, anche il CFD, viene utilizzato tantissimo a copertura. E vi ho spiegato anche sulle granaglie, sui corn, come viene utilizzato anche come limitazione del rischio all'interno dei mercati. Okay, dove vai a lavorare fisicamente. Okay? Quindi se lavori proprio con il mercato delle commodities. Vi dico anche che il futures viene utilizzato nell'hype investing. Okay? O sul news e pump crypto. Perché? Quanti di, voi uh, quanti di voi conoscono le shitcoin, ragazzi? Mi vergogno quasi a fare un discorso del genere perché ho fatto quantità di eh, rendimenti imbarazzanti da questa cosa. Ma ve lo devo raccontare, ok? Eh, conoscete le shit. Cosa sono le shitcoin per i boomer che sono in chat? Le shitcoin sono quelle cripto che non hanno nessun valore intrinseco, cioè in sé per sé. Stai comprando, che stai comprando? Un'immagine di un cane, ok? Stai comprando un cane con la sciarpa, stai comprando questa roba, ok? Quelle che, esatto, quelle che muove Elon con i tweet. Però, ragazzi, il futures è anche speculazione. Il futures si utilizza anche quando io ho zero asset, zero interesse nell'asset, la cosiddetta shitcoin logic. Ok? Quindi sul futures, perché vi dico che è molto utilizzata ai fini speculativi? Perché se questo è l'asset, ok? È la, la, facciamo finta che questa sia la shitcoin. Ok? Io, per analisi hype e di sentiment analysis, mi aspetto che il prezzo arrivi qua, Ok? Benissimo. E non la compro spot. E non la compro neanche capitale a riserva, che faccio? Mi infilo dentro a ledger una shitcoin, BTC prende, si alza e dice io esco da sto ledger, compra me un altro, non ci voglio più stare qua dentro. Che fai? Mi metti insieme al cane, all'immagine del cane. E cosa succede in questo caso? Che io vado a capitalizzare il futures, perché vado a entrare dal futures proprio quando ho zero interesse nell'asset, quindi vado a ragionare in termini speculativi. Capite l'utilizzo che se ne fa anche del futures, no? Ok, Questo è un esempio di hype investing, l'esempio di prima è hedging. Un altro esempio che si può fare, sempre in termini di investimento, è compro e tengo in pancia per il lungo termine. Di solito si utilizzano i contratti continui, soprattutto nelle crypto. Okay. Andiamo adesso a vedere il codice, perché qui sono già passati 40 minuti, poi mi diverto a fare queste live, quindi non, eh, non vado troppo a considerare il tempo, no? Andiamo un attimo qua dentro e cerchiamo di capire la logica. Ok, la logica. Allora, noi abbiamo sempre una nomenclatura di questo tipo: partiamo dall'asset, ok, passiamo al mese, passiamo all'anno. Che cosa vuol dire? Che se io voglio costruire il futures del Nasdaq, prendo l'asset, la nomenclatura dell'asset, NQ. Okay. Ci aggancio il mese del Futures okay, e ci aggancio l'anno. Faccio un esempio: NQ. Okay. Questo è il continuo. Quello che vi dico il continuous, quindi NQ1: punto esclamativo, sono la stessa cosa di perpetual. Okay, su, sulle cripto, mentre se metto U, Z, H, o, M, corrispondono a mesi diversi. Vedete, questo scade a settembre 2022, questo scade a dicembre. Vedete il mese e l'anno, NQ, mese e anno. Okay. Mentre per il perpetual NQ1.esclamativo. Se andiamo su sterlina, 6B è la stessa cosa, British Pound Futures, 6B1 è il continuo, ok? e poi avete i mensili, 6BU settembre, 6BV ottobre e poi l'anno. ok. Andando avanti, vi spiego anche che è importante comprendere la scadenza. Perché i prezzi non sono i medesimi su tutte le scadenze, ragazzi? Ok, perché i prezzi non sono gli stessi su tutte le scadenze? Perché l'outlook degli speculatori tende a variare. Ok, cosa vuol dire che se si avvicina la scadenza e ho un'ottica completamente bearish, il prezzo sarà differente. Ok, da un continuous ora. Andiamo un attimo a, perché io so che voi volete farmi 200.000 domande, vedo già che state scrivendo in chat piattaforme. Adesso che vi ho fatto tutta la spiegazione, ci possiamo prendere 5 minuti per parlare di piattaforma. Allora, se andiamo a lavorare, piattaforme. futures, volumi, ok. Apriamo un attimo immagini e. Andiamo a vedere, allora vi dico già che esisteranno più di 500 piattaforme al mondo, tantissime. Quello che vi serve capire a voi, però, attenzione: non è il nome della piattaforma, l'indicatore proprietario XYZ. Quello che vi serve capire a voi sono, è l'utilizzo: okay, l'utilizzo che si fa dei tools. Volumetrici. Okay? Quindi il consiglio che vi posso dare calcolando che, se seguite tutto il percorso che sto facendo su YouTube gratuitamente e continuerà nei prossimi mesi, arrivate già a una preparazione base che vi permette poi di camminare con le vostre gambine e scegliere la vostra strategia. Ok, vi dico già che dovreste porre l'attenzione non sulle piattaforme, ma sui tools. E vi dico già che. Vi serve comprendere il volume profile, vi serve comprendere il VWAP per essere un ottimo trader di analisi volumetrica. Vi serve comprendere il footprint, vi serve comprendere la heatmap. Questo diciamo che è abbastanza advanced e il. CBD. Questi sono strumenti che sono estremamente potenti a mio parere e sono i miei preferiti. È facile andare in overload, quindi se vi basate su informazioni mainstream, magari di gente che fa formazione ma non l'ha mai utilizzato in vita sua questi strumenti, purtroppo è lo stesso discorso le Forex, ok? Magari state su porti e resistenze per dieci anni, non fate mai una linea, non ci capite niente. Però calcolate che questo è un punto di partenza per comprendere determinati concetti. Vi dico già che si può sfruttare l'analisi futures per eseguire sul CFD. Quindi di 300 persone connesse, 400 quelle che siano, che okay? non sto guardando il numero, calcolate che se ci stanno 100 di voi, 150 di voi che dicono, io ci vedo un sacco di potenziale in questa analisi, okay? in questa tipologia di analisi. Però voglio rimanere sul CFD. Fabio, posso sfruttarla? Posso ottimizzare le strategie? Posso andare a trattare ad esempio il gold e il Nasdaq con questi concetti, unendoli a quelli che già ho e aumentando il mio edge operativo, magari pagando un po' di piattaforme data feed? Si può fare, ragazzi. Si può fare anche questo e andremo a vedere anche come passare, ok, a livello analitico nel futures, ma eseguire poi dal CFD, che è una cosa veramente figa. Le piattaforme cripto cambiano, ok? Le piattaforme cripto cambiano, è differente. Calcolate che eh, piattaforme cripto e futures eh, classici, ok? Quindi delle categorie che vi ho fatto vedere, hanno strumenti molto diversi per necessità, per forza di cose. Le piattaforme cripto sono più cheap, costano di meno, ma hanno meno roba perché sono nuove, ok? Hanno praticamente strumentazione che è uscita da poco rispetto a quello che esiste. In termini futures classici, ok, questo non vuol dire che non siano potenti. Infatti, se poi volete, facciamo un breakdown delle migliori piattaforme di analisi volumetrica Crypto e le migliori piattaforme di analisi volumetrica per il futures classico, ok? Quindi parliamo delle equities e così via. Vi dico già: vi dico già, ragazzi, di, eh, delle differenze che abbiamo fra i mercati. Se qualcuno di voi si aspetta di magari, Andare a lavorare con piattaforme web based, quindi basate sul web tipo TradingView, sull'analisi volumetrica, questo è altamente riduttivo. E vi do anche una motivazione perché poi tutto ciò che vi dico ve lo spiego. Le piattaforme web based le cercavo anche io all'inizio, ok? Anni fa, perché dicevo è più semplice, però calcolate che il numero, la mole di dati, il numero di dati che deve processare un PC, ok? Per andare a lavorare okay, con l'order flow è ampio, ragazzi. Quindi avete necessità di scaricarle e di poi andare ad utilizzarle come, come se fosse un'applicazione desktop. Ok? Ora, in futuro andremo a vedere anche come sul CFD, tramite la VSA, che eh, ci ho perso metà vita su questa tipologia di analisi, la volume spread analysis, si può arrivare veramente vicini al Futures anche non avendo un data feed centralizzato, lavorando sulla correlazione dei tick data e lavorando sul ragionamento in determinati livelli di prezzo. Poi su questo magari ci scriverò un libro, perché sulla VSA mi sto specializzando tantissimo. Ragazzi, io non so come ringraziarvi per essere stati presenti anche a fine agosto. Grazie veramente a ognuno di voi che è rimasto fino alla fine. Spero la live vi sia piaciuta, siamo partiti da concetti basic che siamo andati veramente tanto avanti. Io vi chiedo solamente se avete un minuto di lasciare un feedback. buonasera a tutti ragazzi, buone vacanze e buon rientro. Io partirò a breve per gli Emirati nuovamente, quindi sarò un po' indaffarato. Eh, vi ho caricato già Forex vs Futures questa settimana e adesso partirà una programmazione di 1/2 video a settimana su YouTube. Farò anche repackaging e masterclass da 2-3 ore. E veramente siete pieni di contenuti, ragazzi. Ciao a tutti, grazie per essere stati presenti, e alla prossima.